Oggetti personali non sempre costosi ma di altissimo valore sentimentale andati persi dopo il decesso di alcuni pazienti nell'ospedale di Pescara. A denunciarlo i familiari delle vittime, con loro il vicepresidente del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Fedi nuziali, occhiali da vista, fotografie, catenine cellulari e altri oggetti, dicono i familiari, che rappresentano ricordi e legami irrinunciabili per i cari dei deceduti, ma che per motivi ancora ignoti sembra essere spariti nel nulla. A raccontare la vicenda sono proprio i familiari delle vittime scesi in piazza per chiedere aiuto alla regione dopo aver effettuato le denunce alle autorità preposte. Con loro il vicepresidente del Consiglio Domenico Pettinari per lanciare un appello accorato, in particolare all'assessore alla sanità Verì. Questi cittadini hanno detto loro, le loro testimonianze parlano chiaro, non può accadere che all'interno di un'istituzione pubblica pazienti entrano, poi muoiono perché sono deceduti e non si ritrovano più gli effetti personali. Questa è una cosa che non può accadere. Quindi io faccio l'appello forte al presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, alla Verì, di attivare un'indagine conoscitiva interna per appurare che cosa è successo, perché queste famiglie, questi familiari vogliono la verità, vogliono conoscere. Non si può delegare solo alla magistratura. La magistratura farà il suo corso. Due, mi appello all'assessore Verì, alla sua sensibilità, di riceverci assieme a queste persone. Terza cosa, la regione, a mio avviso, non l'hanno chiesto loro, ma lo chiedo io, dovrebbe anche prevedere un giusto ristoro, indennizzo e risarcimento a queste persone. Queste sono le tre cose da fare. Questi cittadini sono distrutti, distrutti. Simona, Giuseppe Sperinteo era tuo padre, parliamo al passato perché purtroppo non c'è più, ma ciò che ti ferisce ancora di più è che non ti sono stati restituiti gli effetti personali. Perché purtroppo ti senti dire anche che in ospedale non si portano gli oggetti d'oro. Voglio soltanto sottolineare che mio padre è entrato d'urgenza, quindi nonostante io abbia denunciato tempestivamente nell'arco temporale, perché? Perché mio padre è stato portato in sala operatoria il 9 di gennaio per l'impianto di un portacat, io ero lì in sala d'attesa. Io non ho mai lasciato mio padre da solo, nonostante non si potesse entrare, io ero sempre fuori dal reparto e questo lo possono testimoniare tutto il reparto di oncologia. Quando è risalito mio padre dalla sala operatoria ho chiesto di questo effetto personale. Questo girocollo. Questo girocollo con un ciondolo. Non è giusto che questi atti vengano compiuti, vi lascio a voi l'immaginazione, perché se sono blindate e non può entrare nessuno esterno, non so chi possa mai possa compiere queste cose. Il signor Luciano ha perso la moglie Marisa per Covid. Le vuole denunciare cosa? I furti che sono avvenuti in ospedale, cioè non ci hanno restituito gli effetti personali. Io non ho potuto vedere neanche la bara. E vorremmo riavere queste cose.